capitolo pure a sé stante che ha preso piede negli ultimissimi anni è la chirurgia dei genitali, argomento un pochino scabroso, ma che veramente adesso, un po' perché è cambiata proprio la cultura, un po' perché si è capito che si può intervenire anche a quel livello, è diventato, non dico uno degli argomenti di primo piano, ma abitualmente richiesto, il ringiovanimento dei genitali femminili, la correzione di piccole alterazioni o grandi alterazioni, piccole labbra ipertrofiche, varie anomalie. Nell'uomo in genere quello che viene richiesto è un allungamento del membro, un ingrossamento del membro, e ci sono tecniche varie. L'ingrossamento normalmente si fa con tecniche di lipofilling o lipostruttura, cioè iniettando del grasso, l'allungamento con altre tecniche che un po' aggirano l'ostacolo, in quanto non è che noi possiamo allungare un membro maschile, però indirettamente l'evidenza di un membro più lungo lo possiamo dare, come arretrando lo spessore del pube, per cui si evidenzia di più il membro, e magari sezionando il legamento sospensore, per cui tende, come dire, a uscire fuori, non è più sorretto in alto e indietro dal legamento e quindi tende a scendere e apparentemente ad allungarsi, ed è quindi tutto un mondo che si è fatto strada nella chirurgia plastica estetica negli ultimissimi anni.